Voilà, finalmente l'inverno è finito. 6 mesi lunghissimi perché ho venduto la 400 e quindi sono 6 mesi che non salgo in sella. E oggi sono qui a Cremona con il mio Cava 1000 da solo per cercare di tirare via un po' di ruggine. Vediamo come va. Ah, primi 5 giri fatti, 6 mesi si sentono tutti, però sport bellissimo, che figata. E adesso vediamo, speriamo di abbassare un po', cavolo, 5 secondi e mezzo, solito mio problema, adesso vediamo di ogni turno di abbassare, avvicinarci, sarei contento se riuscissi a scendere sotto il 39, cioè scusa, sotto il 40, sì. E anche se sarà dura, però questo è l'obiettivo. Sento un rumore strano dietro, non è la solita moto. Guarda, si avvicina in curva, ma poi sul dritto non lo sento più. Ah, ecco, è una Moto 3 e il pilota è Alberto Surla, mondiale Moto 3. Ciao Alberto, scusa. Ciao. Se ti ho rotto le scatole prima nel giro buono, penso, della... No, vabbè, sì, stavo, avevo le gomme nuove, stavo cercando di fare un time attack, ma... Con la Moto 3? Sì, ma non mi ha dato fastidio. Però oggi ti va un po' male, mi sa, che con noi amatori... No, vabbè, ma siamo noi di intralcio, la sabato e la domenica dovremmo starcene a casa. Invece. La cosa bella è che poi ti ho ripassato sul dritto perché ho detto... All'inizio del rettilineo, se li sto dietro dopo non mi passa più perché avevo un amico davanti con la Suzuki, ho detto lo supero, vedo se riesco a stare almeno agganciato al mio amico. Poi dopo due curve mi ha ripassato, la cosa bella è che mi ha fatto segno stai dietro, come per dire... Per dire nel rettilineo almeno così arrivano in curva. Che no, e io l'ho detto, sai, a vedervi dalla TV, no, quando fate stai dietro, dai che andiamo a prendere quelli davanti, sì, sì. Ma io guarda che non ti sto mica dietro. Cioè. No, comunque dai, sì sì, mi sono anche... Cioè, ma l'ho fatto perché mi viene di farlo, ma non ce l'hai No, infatti è stato simpatico, mi ho riso tra me e me nel casco, ho detto questo mi ha sopravvalutato, guarda che... Grazie. Dai, dai. Oggi sei col 1000 poi, sì, a parte quel giro lì... Sì, questa l'abbiamo finita l'altro ieri, ieri è stata la mia prima giornata con un 1000, è la mia prima giornata con questa moto qua e... Com'è andata? Com'è il 1000?
Tante robe, abbiamo girato anche abbastanza forte con l'SC3, che è una gomma abbastanza più dura, e si è riuscito a fare un buon tempo, quindi... Posso sparare un 35? No, 34 e 7. Cazzo. Sì. Con un CBR? 2013. Beh, senza quindi... controlli, senza niente. Prima volta? Sì, ieri è stata la mia prima volta. 34. No, no, tante robe, bella, gustosa da guidare. Si fanno dei grossi traversi. Sia in entrata che in uscita. Ma quest'anno cosa fai? Correrò in Moto 2 al CEP con Bosco Scuro e sono veramente contento di che mi hanno dato questa opportunità. E... Quindi ti alleni col 1000 per avere un po' più... Sì, perché allora quello è un 3 cilindri, questo qua è un 4 cilindri in linea, è un po' diverso, però noi ci alleniamo con questa perché... Da più un effetto di velocità, cioè ti abitui alla velocità che può avere una Moto 2 e quindi ti aiuta molto. Ma poi vabbè, la Moto 2 è molto più rigida. E... L'hai già provata? No, però a vedere sembra molto più rigida. L'anno scorso com'è andato? Poi ti sei infortunato. L'anno scorso mi sono infortunato due volte, ho fatto un po' di fatica in Moto 3 perché sono cresciuto molto fisicamente e con la Moto 3... Stai stretto? Sì, stavo molto 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 stretto. Quest'anno CEV, categoria nuova. Sì. Dai, bocca al lupo allora. Happy, grazie, buon giro. Ciao. Grazie. Ciao. Siccome il tema delle gomme è un tema caldo, quest'anno dovrò usare le gomme usate. Devo far vedere che questa K1 qui ha 45 giri e girando sul 41, 42 si inizia a sentire adesso un po' di movimento. Come si vede inizia a strappare un po' di qua, un po' di là perché ha un po' di cicli termici e non apre il gas in maniera corretta, però su questi tempi qua tiene ancora con 45 giri circa sul groppone. La gomma davanti uguale, però davanti si rovina meno chiaramente. E voglio cercare di portarla a fine vita, vedere quanti giri riesco a fare e in che tempi riesco a girare. Per ora la moto controlli iniziano a entrare un attimino adesso e si muove un pochino, ma non sto guidando ancora bene perché ho ancora la ruggine addosso dall'inverno, però si può fare ancora, secondo me, tutta la giornata, buttarci su un'altra ventina di giri tranquillamente prima di iniziare a essere pericolosa, perché come ha detto Ivan Goi, spongendo sempre con le gomme usate gestire la mano. Vediamo come va. Allora, compagno inaspettato ma gradito di oggi è Antonio. Grazie. Lui è il proprietario della fantastica Guzzi Rossa 1004, giusto, di cilindrata? Guzzi GT Corsa 1004. Del video che ho fatto con Gianfranco, e l'ho trovato oggi che ha tradito la Guzzi, però, perché siamo passati al lato oscuro della forza. Abbiamo messo due cilindri in più, dimezzato la cilindrata. Prima volta con l'R6? Prima volta con l'R6. È tutto diverso. Dai, com'è? Dalla Guzzi a... Diciamo che è più giocattolo. Però è anche completamente differente, partendo dal motore, dalla ciclistica, al tipo di guida, qualsiasi cosa, persino il cambio che sulla GC ce l'abbiamo standard, qua è rovesciato, persino quello è diverso. Senti, ma me la fai provare la tua Guzzi o no? Ovviamente. Dai, così presto vediamo un po', sono curioso, perché dopo aver provato la piccolina V7, con l'anteriore un po' una, così... È una V7 con più del doppio della potenza e impostata come una moto giusta, insomma. La vuoi provare? Mille? Millone, facciamo cambio, un turno? Dai! Io non ho mai provato il 600, dai. Tu non hai mai provato il 1000? Dai, ci sto. Ci stai? Va bene. Thank you.
questa la GC che quella. Sì? Sì. Mi ci trovo più bene con questa che con quella, io sinceramente. A vedere in quanto è girato. E lì è tenuto spento a trasfondere. Pianissimo, però girato. Mi trovo meglio con questa che con quella. Quella lì io, poco che ho fatto, secondo me, allora in scalata la taratura della frizione antisaltellamento secondo me è da rivedere, perché molla troppo secco, ridà il... faccio ogni tanto ti slitta troppo coda, sì, però proprio di cattiveria, non è quel bel rilascio della frizione. Poi secondo me in accelerazione è come se non lavorasse il moto, nella prima parte di accelerazione fa lavorare la gomma e scappa via velocemente, cioè non senti che siede e poi scappa via di gomma, rimane ferma e fa questo movimento qua, saltello, come se fosse un palo anziché un mono. Bravo. E davanti secondo te è da abbassare un pelo? Sì, forse sì, però quello che mi ha dato più fastidio è stato quello. Invece a me questa, innanzitutto, era come se la conoscessi già meglio, perché è molto più simile a questa, la GC. È molto più caricata in avanti. È molto più, esatto, anche la GC tende, è più tanto caricata in avanti, invece mi sono trovato subito bene, infatti. E per i due giri che ho fatto mi viene meglio da girare con questa che con quella, anche se comunque abbiamo girato piano per provare. Sì, secondo me è da rivedere qualcosa. Però come bilanciamento. Più fiducia questa che quella lì, è vero, anche io ho notato questa cosa. L'unica cosa che a me personalmente ha dato fastidio è che il gas nella prima parte è come un, cioè c'è un bel punto morto, sì, sì. E dopo inizia a provare. È molto molto smooth la... Invece ho voluto io nella prima fase di apertura dolce e poi dopo va in modo tale da... Quindi una cosa voluta? Sì, sì. Ah, ok. È di elettronica. Comunque... Io non sono capace, voglio nella prima parte che stia ferma la moto, non si deve muovere. Poi ecco, già personalmente è più comoda questa, sì, da usare che questa. Secondo me è ridica alzare la seduta. Non è che c'è un po' troppo radicato. Sì. Poi come tengono ancora anche dopo aver fatto diversi giri anche in questa. E no, è bella. La sensazione del... Le gomme hanno adesso una cinquantina di giri e girando su questi tempi qua non si sente il decadimento. La sensazione di avere un 1000 sotto il culo, eh. Col dritto com'è? Navighi in aria praticamente. Ok, oggi abbiamo finito. Ruggine forse tolta un pochino, ma mi sono divertito, questo è l'importante. Allora, questa qui è la gomma che ho usato, c'ha più di 50 giri, ormai i testimoni sul lato destro non si vedono più e girando sul 41 non ha dato problemi. Ha iniziato a muoversi un pochino a fine giornata, ma in realtà ero io, più colpa mia che non guidavo bene. Ho montato questa mia vecchia gomma dell'anno scorso con un po' di giri, è un po' chilometrata, ma voglio usare le gomme fino alla fine, per vedere se riesco a aumentare un po' la sensibilità a fine vita della gomma e vedere se riesco a migliorare un po' la guida col vantaggio di spendere un po' meno in gomme. Ecco, magari ne consumo di più, ma spendendo meno riesco a avere due vantaggi: migliorare la guida, la sensibilità e salvare un po' il portafogli. Bene, direi che dopo 6 mesi è andata alla grande. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, stavo dimenticando, domani sera ho un incontro che per il canale può essere molto importante. Finalmente, dopo quasi 2 anni di lavoro, posso vedere i primi risultati. Quando uscirà questo video ancora non potrò dirlo, ma sarà definito, forse, se andrà bene, quindi... Crociamo le dita e speriamo che vada bene.